Ultimo giorno da questore di Pescara per Francesco Misiti, che lascia dal 1° dicembre per andare in pensione. Da domani infatti assumerà l'incarico di questore del capoluogo adriatico, Luigi Liguori, 59 anni, originario di Corigliano Calabro. Liguori ha guidato negli ultimi 27 mesi la questura di Matera. Questa mattina a Pescara, nel corso di una breve e informale cerimonia, Misiti ha salutato gli uomini e le donne della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Via Pesaro. Ma lascio una provincia sana, lascio una provincia che in 3 anni e mezzo è stata molto impegnativa nella sua gestione, però non voglio prendere alcun merito, ma posso dire tranquillamente che è una provincia sicura, una provincia dove i risultati ci sono stati. Le forze di polizia attuano sia una forza di prevenzione che un'attività di repressione. Chiaramente prevenire è il male, è il bene di tutti i mali. Sicuramente poi scatta il momento in cui la prevenzione non è sufficiente e scatta la repressione. Come dico sempre io, anche nella gestione di quelle che sono state le criticità di Pescara, ovvero i quartieri più a rischio, diciamo che la prevenzione è alla base di tutto. Posso dire, io ho dato tutto quello che potevo dare, l'ho dato, tutto quello che potevo mettere in campo l'ho messo in campo e devo dire che i risultati mi hanno dato un po' ragione. I cittadini di Pescara, dico, anche se a volte sono un po' duri a capire quelle che sono le criticità e le emergenze, però devo dire che sono dei cittadini sani, sono dei cittadini che lavoratori e quindi meritevoli di tutto il bene possibile.